Ciao ragazzi, Marco qui, benvenuti ad un'altra lezione di chitarra. Oggi ti faccio vedere come trasformiamo una progressione di accordi molto molto semplice e comune sulla chitarra in una progressione molto più interessante. L'obiettivo è quello di utilizzare degli accordi estesi, quindi con delle estensioni, senza però sacrificare la semplicità. Quindi se sei un principiante, un beginner o anche un chitarrista intermedio che ha bisogno di imparare degli accordi che sono ancora facili, ma che suonano in maniera più interessante, questa lezione sicuramente ti aiuterà. Adesso la progressione che impariamo oggi è in Mi minore e suona così: abbiamo l'accordo di Mi minore, l'accordo di Sol maggiore, il Re maggiore ed il Do maggiore. Quindi il primo punto importante è quello di trasformare questi accordi e aggiungere delle estensioni. L'estensione è una nota che aggiungiamo al di sopra dell'accordo base. Quindi se l'accordo base è basato su tre note, la tonica, la terza e la quinta, l'estensione sarà o la settima, o la nona, o l'undicesima, o la tredicesima. Quindi per il primo accordo di Mi minore utilizzeremo questo accordo bellissimo che si chiama Mi minore nona. Sto suonando la sesta corda a vuoto, il quarto tasto sulla quarta corda, terza corda a vuoto e la seconda corda al terzo tasto ed anche la prima corda a vuoto. Sto utilizzando la tecnica del fingerstyle, quindi pizzico le corde della chitarra con le dita. Il secondo accordo è un accordo di Sol maggiore e lo suoniamo in maniera molto base, soltanto con la sesta corda al terzo tasto, quarta e terza a vuoto e la seconda corda al terzo tasto. Il terzo accordo, che è quello di Re maggiore, verrà suonato come un accordo di Re ad 11, che è un accordo simile al Do maggiore, c'è cioè la stessa forma, però è suonato due tasti più in alto. Quindi partendo dalla quinta corda avrai tasto 5, 4, aperta e tasto 3. L'ultimo accordo è il Do, che viene suonato come un accordo di Do ad 9, quindi con l'estensione della nona. Ed è suonato così, partendo dalla quinta corda suoneremo il tasto 3, 2, aperta e il tasto 3. Quindi il primo obiettivo è quello di imparare gli accordi, suonali soltanto una volta e lasciali risuonare per quattro battute. Adesso utilizziamo la tecnica del fingerstyle per aggiungere più colore a questi accordi. L'accordo, insomma, sarà lo stesso, ma pizzicando le corde con un arpeggio diverso, potremo aggiungere più dinamiche e colore alla progressione di accordi. Quindi la suoneremo così. Quindi sto suonando con il pollice, indice, medio, anulare, medio, indice. E il set di corde che sto suonando è 6, 4, 3, 2, 3, 4. Quindi non sto suonando la prima corda. Per dare leggermente più dinamica, puoi anche alternare il basso suonandolo in maniera molto leggera, tipo quando suono la terza corda e la quarta corda, pizzicherò la nota del basso in maniera molto leggera, così da aggiungere anche più ritmo. E poi ripeto la seconda, la terza e la quarta corda. Quindi tutto il pattern suona così: 3, 4. Il secondo accordo è quello del Sol maggiore, utilizzerò lo stesso pattern con lo stesso set di corde. Per l'accordo di Re ad 11 userò questo pattern, sempre lo stesso, ma adesso il pollice è sulla quinta corda. E
Do ad 9, stessa cosa. Quindi, come puoi vedere, con l'utilizzo della tecnica del fingerstyle possiamo aggiungere più dinamiche e colori. Il primo passaggio è stato quello di trasformare gli accordi da una progressione base ad una progressione più interessante, utilizzando degli accordi ancora abbastanza semplici. Adesso c'è l'ultimo passaggio dove aggiungiamo una melodia molto molto semplice. Quindi la suoniamo così. Quindi la prima sezione dell'arpeggio rimane la stessa. E poi aggiungo seconda corda al tasto 3, terza corda al tasto 4, faccio uno slide al tasto numero 2 e poi la terza corda a vuoto. Sono quattro note, quindi utilizzando la pentatonica di Sol maggiore. E poi suono il Sol. La frase adesso va all'incontrario, quindi partirò con la terza corda a vuoto, quindi terza a vuoto, secondo tasto, faccio lo slide sulla quarta, sul quarto tasto e la seconda corda al tasto numero 3. Questa corda è suonata anche nell'accordo del Do ad 11, quindi una volta che suono la seconda corda al tasto 3 aggiungo il Re. Altre quattro note al tasto 3, 1, seconda corda aperta e al tasto numero 3. E poi suono l'accordo del Do ad 9. Quindi, come puoi vedere, anche la melodia può essere suonata in maniera molto molto semplice. Possiamo anche aggiungere una sezione in più, che è quella con lo strumming, utilizzando questi accordi. Questa sezione può essere aggiunta semplicemente per dare una struttura più lunga all'esercizio e anche per aggiungere, insomma, una sezione diversa, così che quando fai pratica puoi utilizzare due progressioni di accordi diverse. Adesso la progressione è suonata con un accordo di Mi minore settima, quindi aperta, 2, 2, aperta, 3, 3. L'accordo di Fa di Re maggiore col Fa diesis al basso, quindi suono 2, niente, aperta, 2, 3 e 3, e l'accordo di Sol maggiore, quindi 3, niente, aperta, aperta, 3 e 3. E poi faccio uno strumming molto semplice. Vedi, così abbiamo creato una struttura che ti dà la possibilità di studiare due progressioni di accordi diverse con due tecniche diverse. Quindi, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa lezione. Quick recap: siamo partiti da una progressione di accordi molto molto semplice in Mi minore, abbiamo aggiunto delle estensioni all'accordo senza sacrificare, insomma, la semplicità di questi accordi, abbiamo poi aggiunto un arpeggio in fingerstyle per dare più colore e dinamica, abbiamo poi aggiunto una melodia per rendere la progressione di accordi leggermente più difficile. Abbiamo poi aggiunto anche una sezione in più utilizzando una progressione di accordi diverse con una tecnica diversa, che era quella dello strumming. Adesso ti lascio fare pratica con questi accordi, fammi sapere se ti piace la lezione e ci vediamo alla prossima.